Buon salve a tutti ragazzi, un saluto da Mette, bentornati su Nerd is the Way, bentornati sul mio canale, bentornati con la nostra visuale europea dedicata alla nostra serie di Hearts of Iron 4, The Great War Redux con il Sacro Romano Impero, e oggi siamo pronti per l'ultimo episodio prima della fine della benedetta periodo di pace forzata. Infatti, se i miei calcoli sono corretti, con questo episodio dovrei finalmente riuscire a iniziare una route un pochino più aggressiva. Permettetemi come sempre di fare i dovuti ringraziamenti ai miei consiglieri dello scorso episodio, tra i quali abbiamo Cybron 204, Isaac 843 e Mary 3180. Grazie mille ragazzi a tutti voi, grazie ai vostri consigli e anche a coloro che mi hanno risposto su Discord e non sul canale. Oggi però, prima di iniziare subito, vorrei fare un piccolo annuncio per una cosa più che altro personale che mi interessa. Infatti a breve, almeno da fine agosto, uscirà un titolo che io personalmente bramo e aspetto da anni. Stiamo parlando di Baldur's Gate 3. Il mio PC non è assolutamente il top di gamma, dato che poveretto ha tirato avanti a vivere, a lavorare al meglio delle sue possibilità per oltre 6 anni, riuscendo comunque adesso a far girare a minimo tutti i giochi di ultima generazione. Quindi è proprio arrivato quasi quasi alla fine della propria vita. Io questo gioco però lo bramo in maniera viscerale. Non credo che sia un titolo facilmente portabile sul canale come serie, però devo ammettere che la curiosità di poterlo giocare magari insieme a voi è tanta e io vorrei davvero appunto giocarlo. Potremmo magari pensare di giocarlo sul canale di Twitch nel momento in cui io riuscirò a portare le live. Devo vedere un attimino se si parlerà già di settembre o un pochino più verso ottobre, perché adesso a settembre dovrei trasferirmi, quindi devo un pochino anche vedere casa come sta messa. Ma nel caso in cui ci sia questa possibilità, a voi potrebbe piacere avere magari delle live su Twitch con Baldur's Gate 3 giocati insieme? So che può essere un titolo molto particolare di nicchia. Io personalmente, da ex master di D&D, Pathfinder e Sine Requie, devo ammettere che amo questo genere di giochi, però giustamente potrebbe essere un po' particolare, quindi lascio scegliere a voi. In caso contrario io semplicemente me lo comprerò e me lo giocherò per spirito personale. Adesso devo fare ancora dei test al 100% per essere sicuro che il titolo giri sul mio PC, ma diciamo che al 90% sono abbastanza certo. Quindi, mai dire mai, lascio la palla a voi. Se vi può interessare, posso iniziare a lavorare e fare dei calcoli per capire come portarlo, quando portarlo e come fare anche una schedule di live su Twitch, cosa che comunque vorrei fare, ma magari mi inizio ad attivare in maniera più immediata rispetto alle tempistiche un pochino più dilazionate. Bene, questo era l'annuncio che subito all'inizio vi volevo sottoporre, vedremo poi bene insieme che cosa mi dite. Molto bene ragazzi, dunque, eccoci qua pronti, ho fatto alcune piccole modifiche, ho seguito l'opinione della maggior parte di voi riguardo alla nostra Irlanda. Infatti ho cancellato il Land Lease che potevamo ancora dare a causa, se vi ricordate, del fatto che l'avevamo iniziato a mandare prima dell'arrivo dei Malus per la War Tension, quindi l'ho tolta, ma adesso dobbiamo gestire una cosa importante legata alla Francia, perché siamo in guerra civile. Allora, la Francia al momento è divisa tra la Comune Francese, che ha davvero un pessimo rapporto con noi, oppure la Repubblica Francese, che è protofascista autoritaria, che tutto sommato ci vuole leggermente meno male. Ora, l'idea, come voi sapete, è quella comunque di attaccare i francesi, quindi io credo che andrò ad aspettare, non voglio andare a supportare la Repubblica Francese, almeno finché la Repubblica Francese non si ritrovi davvero molto in difensiva, non rischi davvero di cadere, e allora le diamo la mano, perché vorrei in questo modo evitarle una vittoria troppo immediata. Quindi
Faremo così per cercare di farle bruciare il più possibile manpower e attrezzatura militare, sperando che questo comunque poi ci porti ad avere dei vantaggi il prossimo anno. Molto bene, allora a questo punto direi che siamo abbastanza pronti. Facciamo partire il nostro timer dal punto di vista della costruzione. Qua stiamo costruendo? Yes, finalmente stiamo costruendo. Molto bene, quindi questa sarà pronta il 19 febbraio, è molto lento. E mi piacerebbe poi magari andare a cambiare anche mettendo free trade. Però piuttosto vediamo un attimino. Un'altra cosa che volevo fare, giusto, nello scorso episodio non avevamo più alcuna nostra fazione, quindi vorrei andare a cambiare la nostra air production per andare ufficialmente a fondare il nostro Reichspakt. In questo modo avremo una nuova alleanza chiamata Reichspakt, formata in questo caso solo dal Sacro Romano Impero e dai nostri puppet, ma che può essere però positiva nel caso in cui il nostro giro di alleanze, di attacchi militari futuri potrebbe essere funzionale e soprattutto riuscire. Indocina tedesca? Allora, interessante, potremmo occupare noi l'Indocina. E tra l'altro, guardate qua ragazzi, non mi sembra che sia capitato l'evento nello scorso episodio, ma abbiamo ufficialmente preso il controllo dell'India. Wow! Non male, ok, allora approfittiamone e prendiamo anche noi l'Indocina. Voilà, perfetto. Il Siam come è messo, scusate? Il Siam è autoritario, non mi dispiacerebbe in effetti. Ci sarebbe la War Tension al 70, però potremmo unirlo alla nostra fazione, molto molto bene. Tra l'altro guardate che bella e come è messo il nostro impero. Abbiamo tutta l'India, l'Indocina, gran parte della zona caraibica, Centro Africa e Madagascar, più anche questo piccolo territorio della Somaliland e ovviamente i nostri puppet che già bene conosciamo. Molto molto bene, il nostro impero è molto molto esteso. La Repubblica Francese la vedo messa male, quindi andiamo a dare una mano ai francesi, perfetto, e andiamo a fare anche un embargo ai comunisti, così che andiamo anche a danneggiarli. Più che altro perché noi, avendo già la Britannia comunista, se noi ci ritroviamo ad avere sia Britannia che Francia, il fronte sarà unico. Mentre la Francia sarà fascista, allora in questo caso sarà difficile che si alleino. Quindi se dovremo poi attaccare la Francia, almeno non si uniranno tra di loro. Allora, Advanced Artillery Upgrade, molto bene, questa l'abbiamo fatta, l'abbiamo terminata. Questi sono del 22, quindi ci vuole ancora un pochino. Non mi dispiacerebbe avere il Landing Craft, però qua abbiamo delle cose abbastanza interessanti, quindi andiamo a prenderci Construction Speed. Qua stiamo già facendo il Fuel Refinery. E quasi quasi andrei a fare anche Dispersed Industry. In questo modo andiamo a concentrare il nostro focus dal punto di vista della nostra industria. Allora, questa, ricordiamoci esattamente quando è che la possiamo fare. Secondo me appena avremo 50 punti. Molto bene, abbiamo formato il Reichspakt. Allora, vediamo un attimino, questo cosa ci permette di avere? Ah, non c'è descrizione. Allora, io questo ramo vorrei evitare di farlo perché non vorrei che questo Defender of the Faith ci dia dei claim sul Vaticano. Claim che poi andrei a perdere. Quindi anche qua preferirei evitare. A questo punto direi manteniamo di nuovo questo. Perfetto. E come vedete adesso la nostra fazione è il Reichspakt, compreso anche delle nostre colonie. Molto bene, perfetto. Nasce ufficialmente il Reichspakt. Come vedete dicono che sembra andare a riempire il vuoto lasciato dal precedente conflitto e soprattutto è una realtà che viene appoggiata da molti giovani. Alla fine del conflitto le potenze centrali erano vittoriose e come durante il periodo di Napoleone una fazione potente è stata creata attraverso il conflitto per dominare appunto l'Europa. Possiamo ufficialmente limitare la nostra coscrizione di militari,
Perfetto, andiamo a prendere anche Dispersed Industry come vi dicevo e finalmente abbiamo eliminato il problema della demobilitazione. Ragazzi, non riesco mai a dirlo. Non riesco mai a dirlo. Però potremmo avere un progetto nell'Estasia che sarebbe molto interessante perché ci permetterebbe, se ben ricordo, di andare a applicare una politica in Asia. Allora, gli ufficiali in Bolivia iniziano a parlare con noi per cercare di inserirsi nell'alleanza con il Kaiser. Ok, facciamola unire. Eccolo qua, è stato inserito anche lui. Molto bene, tra l'altro stiamo continuando a costruire anche nuove attrezzature. Allora, qua siamo già a 602, quindi io quasi quasi inizierei a costruire anche questi. Li metto qua sotto e li metterei così. E a questo punto poi li mettiamo qua. Perfetto. Siamo tra l'altro a meno 53, quindi comunque il cromio ce n'è sempre tanto, però... Che manca, dico, però comunque lentamente dovremmo riuscire a fare tutto. Allora, perché la what? Perché se n'è andata? Non ho ben capito perché. Oh, vabbè, si era inserito nella fazione, alla fine si è rifiutato di rimanere. Vabbè, poco male. Allora, andiamo a fare i nostri. Qua sono 800 giorni perché siamo 3 anni in anticipo. Allora, noi saremo obbligatoriamente in pace ancora per 300 giorni e questo sono per 90. Quindi sono circa 400. Quindi non ha senso andare ad utilizzare la ricerca per gli EV Fighter 3 perché dovremo aspettare ancora un anno di guerra prima di produrli. Quindi andiamo a fare i medium bomber. E questi poi andiamo a mettere anche Machine Tool 5. Perché comunque questo sono solo le raffinerie. Beh, questo comunque aumenterebbe la produzione di uno di rubber. 248 e 248. Ok, allora facciamo così. Prima facciamo le Machine Tools. Poi Synthetic Oil e alla fine Rubber Processing. Da questo lato, 1920, non dobbiamo ricercare nessun fucile nuovo, quindi la cosa è positiva. Deo grazia, e in questo caso direi che siamo abbastanza messi bene. Non mi ricordo se abbiamo preso qualcuno con la radio, sinceramente. Allora, questo l'abbiamo fatto, quindi facciamo così, perfetto. Andiamo solo a vedere dal punto di vista qua, perché mi sa che possiamo iniziare a cambiare e prendere esattamente gli EV Fighter 2. E come vi dicevo, vorrei vedere un attimino il nostro template. Perché qua intanto... ragazzi, abbiamo quasi finito di costruire i nostri tank. Non me ne ero assolutamente reso conto. Allora, andiamo a prendere qualcuno che abbia dei bonus per i nostri tank. Allora, sinceramente questo che mi darebbe dei bonus qua in questi territori non sarebbe male, però non sono bonus generali, ma solo nei territori. Il problema è che i nostri generali, come state vedendo, non hanno assolutamente dei bonus per quanto riguarda i tank. Perché è una tecnologia tutto sommato ancora nuova. Magari lui ha un attacco, artillery attack, max planning, va bene, prendiamo lui. Lui lo potenziamo dandogli artillery bonus all'attacco. Poi lo mettiamo in fallback line qua, perfetto. E lo mettiamo in addestramento, perfetto. Poi modifichiamo anche il nostro colore dell'armata e gli mettiamo ovviamente l'ingranaggio. E guardate ragazzi che bello, perché la nostra armata, tra l'altro qua stiamo anche lentamente finendo il fuel, quindi magari potrebbe essere una buona idea utilizzare anche delle raffinerie, perché noi più o meno ci mettiamo un mese a costruire una nuova fabbrica, quindi è un po' un problema sta cosa. Vorrei vedere anche un po' la nostra aviazione qui come messa. Tanto sono tutti al massimo, vero? Sì.
è diventata l'ospite delle Olimpiadi il nostro amato Belgio. Per quanto riguarda la Marina, qui come siamo messi? Per caso sono tutti al massimo? Sì. È solo questo che si sta ancora addestrando e gli altri nessun altro. I sottomarini invece? Ne abbiamo 67, però abbiamo parecchia roba. Sì, ok, ok, si stanno addestrando, perfetto. Allora, dunque, questo l'abbiamo fatto. Andiamo a fare così, cerchiamo di potenziare un po' le nostre raffinerie. Per quanto riguarda la produzione, qua siamo molto messi bene. Quindi a questo punto io direi, possiamo scendere a 3 questi. Iniziamo a mettere magari anche questo qui. E poi gli ultimi 3 magari spingiamo ancora e le costruiamo qua con gli Heavy Fighter. Oppure no? No, aspettiamo. Aspettiamo perché tanto poi appena avremo... Oh, fermi tutti, me ne ero quasi dimenticato. Dobbiamo fare la nostra politica in Estasia. E come vi dicevo, appena avremo fatti Gotha, dovremo poi fare i Medium Bomber e gli Airship Bomber. Quindi la mia intenzione, anzi adesso, è fare prima gli Airship Bomber, ricercarli, andare a produrre quelli nuovi e poi andare a puntare sull'aviazione, così che l'aviazione sarà in pari. Abbiamo anche i cannoni giusti, quindi da quel lato lì siamo tranquilli, e teoricamente potremmo anche andare a editare il nostro template mettendo la logistica, e non mi dispiacerebbe anche la radio. Allora, Dispersed Industry l'abbiamo fatto, ok, al momento siamo qua bloccati, tutto sommato, quindi dell'industria qui come siamo messi? Tank Sub Technology, qua siamo avanti, qua siamo avanti. Allora, facciamo Tank Sub Technology, perfetto, e con loro facciamo il sentiero che appunto vi dicevo di ricerca. Qua tanto siamo 1922, quindi ci vuole ancora un po' di tempo, e appena avremo finito tutto quel percorso inizieremo a fare quelli solo di potenziamento. 11 giorni e siamo pronti per la nostra politica in Asia. Speriamo di riuscire a portare a casa diversi risultati. Allora, Maximilian Vorspi si unisce alla Estasia. Questo significa che il nostro Sacro Romano Impero adesso dovrebbe avere una regione nell'Estasia. Molto bene, eccolo qua. E adesso si dovrebbe ufficialmente aprire, guardate che bello, la nostra politica in Estasia. Allora, vediamo un pochino questo perché. Le Dacindie devono essere indipendenti, un sottomesso dell'Holy Roman Empire. Ok, allora direi iniziamo a inserire le Filippine. Poi facciamo il Malaya. Perfetto, eccole qua, guardate, Filippine le abbiamo inserite. Va bene, allora, questo l'abbiamo fatto, quindi andiamo a fare gli Airship Bomber. Poi facciamo anche le Hawaii e il Brunei. Comunque dicevamo, qui loro si riescono un minimo a migliorare? No. Allora facciamo un cambio, togliamo l'addestramento, vediamo se il petrolio continua a crescere. Sembrerebbe di no però, com'è possibile? Porca miseria ragazzi, eppure prima il petrolio aumentava. Io comunque non posso sempre commerciare, vero? Se non erro. Infatti, sì. Ah, ok, no, 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 ok, ok, sta arrivando adesso il petrolio. Sta arrivando, ok. Allora, daily gain 701. Allora, proviamo ad addestrarne uno solo, vediamo come siamo messi. Niente. Non regge neanche un tank. Allora, abbiamo fatto la ricerca per i tank. Vediamo un attimino se per caso mi ha dato qualcosa di nuovo. Sembrerebbe di no. Però potremmo già ricercare i nuovi. Allora, andiamo a ricercare i nuovi tank. Ok. Ok, allora, andiamo a mettere le Hawaii sotto la nostra protezione. E a questo punto vi direi, facciamo così, andiamo a togliere dall'addestramento le navi che abbiamo. Perfetto. Vediamo la situazione adesso come va.
E adesso vediamo se togliendo anche l'addestramento delle navi, un tank lo riusciamo a reggere. Porca miseria, neanche un'unità di tank riusciamo ad addestrare. Ah, che casino. Che casino. Ok, Airship Bomber 3 li abbiamo ricercati. Andiamo a fare i Medium Bomber e andiamo subito a modificare la nostra linea di produzione, mettendo questi e aggiungendo ovviamente i nostri Gotha. Molto bene, adesso i Gotha li mettiamo subito qua, li portiamo a 2, perfetto, e così siamo abbastanza tranquilli. Adesso, tempo che avremo di nuovo 45 di political power e potremo iniziare a lavorare per fare l'inserimento nel protettorato della regione della Sarawak. E tra 80 giorni finalmente abbiamo finito la ricostruzione economica dell'Interbellum. Adesso dovremo solo denunciare la tregua e aspettare un attimino. Ok, abbiamo fatto anche Machine Tool 5. Allora, potrebbe essere una buona idea, magari iniziamo a lavorare con questi. 43, 44, 45. Molto bene. E ufficialmente il nostro impero può dirsi pienamente realizzato. Guardate che bello. Questo è il nostro impero. Abbiamo tutte le regioni. Qua abbiamo anche le isole Pitcairn, molto vicino al Sud America, tutta l'India, Centro Africa, Madagascar e gran parte dell'Europa. In America non ci siamo, ma vedremo poi. Allora, dai che mancano 36 giorni per terminare finalmente la nostra missione. Ah, bene, bene, la ricostruzione economica è quasi finita. Dai, ragazzi, dai, 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 forza, forza. Un giorno e ci siamo, signori. Finalmente la restaurazione economica l'abbiamo finita. Oh, che parto, mamma mia, ragazzi. Che parto. Andiamo a fare oil processing. A questo punto direi, vediamo un po' qua perché potrebbe esserci finalmente la possibilità di avere. Oh. Gli ottomani decidono di inserirsi nella nostra fazione, molto bene. Quindi questo significa che io teoricamente. Ma perché entrano ed escono? Vabbè, secondo me questo è un mezzo bug. Però va bene così. Dovremmo giocare da soli per colpa di un bug? Va bene. Allora, Denounce the Trees, potremmo farla perché non dobbiamo avere la legge economica della post-war economy. Allora, la post-war economy la possiamo togliere finalmente appena avremo 112 punti. Ok. Quindi togliamo la post-war economy, che tra l'altro, come vedete, ci dava un sacco di malus. E direi lentamente poi iniziamo a crescere. La partial mobilization potrebbe non essere anche male. Qui dobbiamo avere il 25% di war support. Ok, quindi non si può fare. Qua il 15% non lo possiamo fare, quindi dobbiamo per forza mettere la civilian economy. Vabbè, poco male. Switchato, finalmente possiamo dire quasi completato il periodo fastidioso della nostra periodo post bellico. Beh, adesso dovremo solo denunciare la tregua, finalmente. Oh, finalmente potremo finalmente fare qualcosa di interessante. Ok. E con anche i Medium Bomber. Abbiamo una guerra in Spagna, o meglio, da parte della Spagna. Però, ah sì, vabbè, solo contro questo piccolo staterello. Vabbè, è praticamente destinato a collassare. Allora, la Repubblica Francese al momento sembra reggere. Loro come sono messi? Non hanno manpower, molto bene. Hanno un numero discreto di divisioni, quindi il nostro piano di non dare supporto è stato molto positivo. Perché loro sono in extensive conscription e loro limited, quindi molto molto bene. Ok, allora questi li abbiamo ricercati. Allora direi, qua siamo sempre indietro. Qua stiamo già facendo questo. Allora io però la radio sarei tentato di inserire la radio anche là nelle ricerche.
quindi a questo punto direi puntiamo a fare la radio. E così la radio la diamo al template dei tank. Poi mi piacerebbe anche vedere un attimo come riparare il tutto, perché qua abbiamo, sì, vabbè, ne abbiamo tanti. Qua abbiamo 1922-30 tank, però sono abbastanza fiducioso che appena avremo la possibilità di andare a costruire i nuovi tank, dovremmo riuscire a rimpiazzarli abbastanza velocemente. Quindi speriamo che finalmente ci si riesca. Ok, allora facciamo così. Questi li abbiamo ricercati. Questi che cosa sono, i K-Wagen? Super Heavy Tank Project, addirittura? Urca. Ah, sapete cosa? Io ricerco i Grob Tractor. In questo modo almeno abbiamo dei tank molto potenti e dobbiamo cercare adesso di smettere altre factories. Però dove? Direi a questo punto li mettiamo tutti noi tank. La politica qua dobbiamo ancora aspettare per denunciare la nostra tregua. E l'aspetto politico qui come va? Tutto sommato è gestito enormemente bene. La Francia sta combattendo davvero in maniera molto molto aggressiva. Vorrei capire anche qua se c'è la possibilità di dichiarare guerra contro di loro con il nostro... Aumenterebbe la war tension di 10. Ok. E quindi al momento è a 6. Però non so se la war tension a questo punto ci può... Non so se potremmo andare a dichiarare guerra loro avendo il claim, anche se effettivamente abbiamo tolto tutto. Quindi io proverei a togliere la tregua. Andiamo a togliere la tregua per 90 giorni. Vediamo come prosegue la situazione. Dopodiché dovremo avere abbastanza punti per poter fare anche il nostro focus. E vediamo un po' come va il... signori, sono molto molto soddisfatto. Siamo riusciti a lavorare davvero molto bene per quanto riguarda il nostro stato. Qua abbiamo un sacco di industrie in costruzione, però come vedete tutto sommato ancora molto lentamente, perché ci vuole quasi un mese e mezzo per andare a produrre una singola factories rispetto a prima. Quindi andiamo magari a fare anche il support weapon 5 e con tutto ciò direi che ci possiamo salutare. Il nostro bellissimo impero e ormai pronto, guardate che bellino il nostro impero. Abbiamo ormai un regno suddiviso in pressoché tutto il mondo. Abbiamo sottomesso gran parte dell'India, da gran parte della zona del Pacifico e anche la zona dell'Africa. Quindi molto bene, davvero la cosa mi garba enormemente. Detto questo ragazzi, mi raccomando, datemi dei consigli per il prossimo episodio. La Francia sta sempre combattendo in maniera ossessiva. Abbiamo davanti a noi ancora 45 giorni prima di denunciare la tregua e poi vediamo se effettivamente questo determinerà l'inizio di una nuova fase di ostilità. Un saluto a tutti ragazzi, ditemi la vostra e adesso vediamo un pochino quale sarà il nostro prossimo cammino. Vi leggo nei commenti e ci vediamo molto molto presto.